Caltanissetta non è solo il centro della Sicilia, oggi è stato il centro del rugby grazie alla presenza di Alessandro Cialone, una figura di riferimento e un coordinamento del rugby che ha incontrato le società del centro Sicilia. Sicuramente all'interno ipotizzo di un programma più generale, la prima cosa che ti chiedo è qual è stato il feedback che hai ricavato dall'incontro con i tecnici delle società presenti? Abbiamo fatto una parte in aula con i tecnici, nella quale abbiamo condiviso alcuni aspetti importanti del gioco e della proposta tecnica da sviluppare poi in campo, specifico per il mini rugby e categoria under 12 nello specifico. Abbiamo dei numeri importanti a livello di partecipazione di bambini e di tecnici, abbiamo avuto una partecipazione importante per le società del territorio, c'è il San Cataldo, c'è il Nissa Rugby, il Sommatino, e quindi insomma riusciamo ad avere un bel numero di atleti in campo e di allenatori a bordo campo. Approfittando della tua esperienza, della tua competenza, anche perché il tuo è un occhio che potremmo definire nazionale, una cartina tornasole della situazione attuale di queste categorie in tutta la nostra nazione. Allora, nello specifico io sono il coordinatore di macroarea del Centro Sud per questo settore. Qui in Sicilia c'è davvero una bella partecipazione e soprattutto una grande passione dei tecnici e di tutte le persone che gestiscono le società, e quindi cercano di mettere al centro sempre la formazione e la crescita dei ragazzi e dei bambini. Ed è un piacere ogni volta che vengo qui riuscire a prendere, a portare a casa sicuramente tanto di più rispetto a quello che poi riesco a lasciare a loro.